Sono più o meno 1000 tra bambini e ragazzi partecipanti ai corsi organizzati dal CESTIM ogni estate per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Sono riuniti a seconda della fascia d'età in diverse scuole pubbliche della città e per tutto il mese di luglio si impegnano sui banchi di scuola, affiancati da insegnanti specializzati, a superare le difficoltà linguistiche e non solo della nostra lingua. L'obiettivo è quello di migliorare le loro chance di successo scolastico, ecco. E quindi durante l'estate hanno questa possibilità di fare un mese intensivo di corso tutti i giorni. E per un mese, quindi vengono un pacchetto di ore piuttosto consistenti in cui riescono a fare, diciamo, un passaggio di livello generalmente, ecco, un passaggio di livello linguistico, quindi da un livello base ad un livello medio, ad un livello medio a un livello superiore, insomma. Qui siamo all'interno del liceo Messedaglia, dove frequentano i corsi CESTIM i ragazzi più grandi. Sono iscritti in circa 130, provengono da tutti gli istituti superiori di Verona e provincia e si ritrovano tutti assieme. Qui incontriamo Michael dal Ghana, che per la prima volta frequenta questi corsi, e Zainab, pakistana, veterana invece dei corsi CESTIM, che rappresentano per lei una chance in più per imparare, per conoscere il nostro paese. Da un anno che sei qui, il primo anno che frequenti questi corsi, cosa ti pare dopo i primi giorni? Sono simpatici e poi ci correggono se scriviamo e ci sono gli errori, impariamo più, un po' più fretta, cioè capisco più di stare a casa con gli amici, quindi è meglio qua. Che cosa vuoi fare da grande, Michael? Voglio diventare un informatico. Ti serve imparare l'italiano? Sì, italiano anche in inglese. E questi corsi sono molto molto utili perché quando devi fare, qualche persona deve fare la scuola superiore, deve frequentare la scuola superiore, gli servono molto 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 perché ti sono una base, diciamo. Qua facciamo lingua italiana, conosciamo tutta la gente dagli altri paesi, della loro cultura, la loro cucina, tutte le cose possibili. Cioè, i temi, facciamo i temi in italiano che ti servono tanto, e i riassunti, tutte le cose. È anche un'occasione per stare assieme. Sì, io credo che questi ragazzi siano anche dei ragazzi fortunati, tutto sommato, perché qui sono persone che vengono veramente da tutto il mondo e quindi loro possono stare insieme a persone che arrivano veramente da tutto il mondo, perché arrivano dalla Colombia, dal Brasile, dall'India, dalle Filippine, da qualunque stato io credo che ci possa venire in mente, dalla Cina, quindi io credo che per loro intanto sia, ecco, un'ottima scuola di mondo, ecco, di vita, e dopodiché soprattutto qui, insomma, dove sono ragazzi, adolescenti, c'è proprio il piacere di venire, ecco, perché si fanno amicizie e soprattutto per chi è appena arrivato, perché qui è da poche settimane, anche da qualche giorno, è il primo momento di incontro con dei coetanei e di ricominciare, ecco, insomma, di poter ricominciare, quindi sentirsi un pochino a casa, ecco.